Negli eri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato. Scioglie il nodo nel mio petto, la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù, in platea, e fluvi di antichi amori. Oggi la storia amara. Spettri. Romanza la mia testa a quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamocene insieme. Andiamocene insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato. Nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia: bella. Bella. Maliardo. Odora a sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento. Testardo. Stele sacrale alla lussuria, ma finta, a un solo passo dal delirio, inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli: smettila. Tremante. Hotel Sigillo, prego. Hotel Sigillo, prego. Già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Ciao amici e amiche, voglio presentarvi un libricino, un piccolo libro per acquisire consapevolezza, che abbiamo scritto noi come Fondazione DD Clinic. La Fondazione DD Clinic è nata più o meno 4 anni fa e si sta occupando di quello che è l'inquinamento ambientale, soprattutto di come noi come cittadini possiamo intervenire e interferire con l'aumento degli inquinanti ambientali. È una cosa che ci sta molto a cuore, perché quando noi sentiamo parlare di particolato ultrafine, PM, PM10, meno di 2,5 micron, significa che parliamo di particelle così piccole che riescono ad entrare all'interno della vita delle nostre cellule e condizionarne la vita metabolica. In una parola, ci fanno ammalare. Che cosa portano queste particelle dentro la cellula? Il più delle volte, pensate, portano metalli. E i metalli che cosa fanno? Sono come se fossero delle piccole schegge impazzite che modificano la forma spaziale degli enzimi e quindi modificano i percorsi metabolici. In una parola, ci fanno male. E allora noi vogliamo che voi acquisiate consapevolezza, ma soprattutto mi riferisco ai miei colleghi medici, perché noi abbiamo scritto questo stile di vita di buona sanità. Buona sanità significa essere consapevoli come cittadini quando noi andiamo a fare la spesa. Ebbene, dobbiamo acquisire consapevolezza. Vi faccio subito un esempio. Io mangio sano. Mangio sano perché mangio mediterraneo. La domanda è: ma l'olio che stai utilizzando, il grano che stai utilizzando, che è stato utilizzato per fare la tua pagnotta o la tua pasta, è mediterraneo? Vi siete chiesto che cosa è il grano, che cosa contiene, qual è la differenza tra un grano tenero e un grano duro? Oggi si parla tanto di celiachia, di intolleranza al glutine. Sappiamo che il glutine è una proteina pro-infiammatoria. Sappiamo anche, pensate, che gli oli di qualità, l'olio extravergine d'olivo, di oliva mediterraneo, ricco in polifenoli, addirittura un anticancro verso il più importante cancro che sta invadendo il mondo, che è il cancro del colon retto. Tanto è che ci sono delle campagne di prevenzione di colon retto e basta sapere che un cucchiaino di olio extravergine di qualità, campano, ricco in polifenoli, pertanto la raccolta e ovviamente la premitura delle olive deve rispettare alcune regole, ebbene un cucchiaino prima dei pasti diventa addirittura un vero e proprio
progetto di prevenzione del cancro del colon retto. Ma quello che non sapete, che molti non sanno quando fanno la spesa, è la differenza tra grano duro e grano tenero, il contenuto di glutine, la qualità dei grani. Il grano mediterraneo ha dei nomi particolari, c'ha dei nomi che hanno l'origine dialettale, di da dove provengono, ma la cosa importante è incominciare a riconoscerli, a capirne la qualità e soprattutto ricordatevi che il nostro grano è un grano che non può lievitare ad essere morbidissimo perché ha un contenuto di glutine leggermente inferiore e la qualità della panificazione è molto diversa, ma è il prodotto sul quale si è costruito la longevità, si è costruita la dieta mediterranea. Quindi quando noi parliamo di dieta mediterranea parliamo del nostro grano mediterraneo, non che viene importato dai paesi freddi, che non ha preso il sole o che deve essere conservato nei silos, per cui si aggiungono poi delle altre componenti. Quindi in questo libro noi vogliamo spiegarvi questi concetti, vogliamo farvi capire come i Borboni, quelli che hanno reso diciamo nel mondo la nostra Italia meridionale, era nel mondo un punto di riferimento sia sociale che economico. Ebbene, i Borboni hanno valorizzato una cosa importantissima, pensate, le cultivar locali. E oggi noi con i nostri studi, la nostra fondazione DD, che cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che nelle cultivar locali, i prodotti locali, quella pianta di olivo che sta lì da un secolo, produce delle molecole che si chiamano fitochelatine, ed è stato il lavoro del nostro precedente anno, grazie al 5 per 1000 che ci avete donato, e chiedo ancora ai quanti ci hanno dato ascolto, andate a vedere sul nostro sito www.ddclinicfoundation.eu, dateci una mano perché noi stiamo lavorando per abbattere gli inquinanti ambientali e lo stiamo facendo in maniera molto semplice, aiutandovi a fare bene la spesa, perché nel momento in cui voi sapete che cosa dovete acquistare, diamo valore alle nostre attività agricole, aziende agricole, locoterritoriale, e questo ci consentirà di migliorare che cosa? Evitare il trasporto, evitare gli inquinanti ambientali, ma soprattutto facciamo qualcosa per noi stessi, perché le cultivar locali acquisiscono dall'ambiente quali sono i tossici e cercano di produrre delle molecole per difendersi prima loro e poi ci aiutano a noi, perché noi consumando questi alimenti ci arricchiamo di queste fitochelatine. Ebbene, in questo libro della longevità noi non vogliamo fare discorsi scientifici, vi vogliamo soltanto aiutare a saper fare la spesa. Buona sanità significa diventare consapevoli. Un grazie di cuore all'Associazione Buona Sanità che ci ha offerto la possibilità di pubblicare questo libro, grazie alla Presidente, che è la dottoressa Maria Rosaria Rondinella, che ringrazio di cuore, ma soprattutto è un libro fatto con il cuore, perché qui dentro vi spieghiamo come sono fatti i nostri grani, vi diciamo anche come la differenza è possibile notarla da subito nella panificazione e saper distinguere qual è una farina da una semola e i vantaggi che le semole ci offrono rispetto alla farina, e soprattutto una cosa importantissima per le tante malattie cronico-degenerative. Ricordatevi che quando una farina è raffinata, quando un prodotto è raffinato, in cottura si producono delle molecole tossiche che si chiamano AGE, cioè fattori glicati. Queste proteine glicate sono molto note nei diabetici perché causano una malattia che è la malattia legata a questi ECE, che è la glicazione delle proteine, una malattia infiammatoria cronica che poi è causa, è con causa oltre che ad essere causa, delle complicanze di queste, diciamo, di queste affezioni croniche. Ebbene, gli ECE se ne producono molto di meno in questo tipo di grani, ma un altro vantaggio che hanno questi grani è di avere gli oligoelementi, così come un altro vantaggio dei nostri oli è quello di essere ben equilibrati nel rapporto omega 9, omega 3, omega 6, e così come il contenuto di polifenolo di oleo cantal. Ebbene, è un libro che credo vi dia consapevolezza. Ovviamente è un libro di facile lettura, molto piccolo, e sono contento di presentarlo a voi, e soprattutto un grazie di cuore alla Dila che mi ha offerto l'opportunità di farvi conoscere questo volumetto, e a Bruno Mancini. Vi abbraccio di cuore, io sono Andrea Del Buono, sono il presidente della Fondazione DD Clinic, che da sempre si occupa di inquinamento ambientale e difenderci dall'inquinamento. Ricordatevi, oltre a farlo l'istituzione, lo possiamo fare noi, orientando la nostra scelta all'acquisto, perché questo che cosa condiziona, man mano che diventiamo consapevoli, di migliorare non solo le qualità
del prodotto che noi portiamo sulla tavola e quindi donarci salute, ma blocchiamo il meccanismo delle multinazionali, che è quello di trasportare dei prodotti da paesi o da continenti, e noi non abbiamo bisogno di questo perché noi abbiamo capito che i nostri prodotti, solo loro ci possono salvare, le fitochelatine. Quindi un grazie ancora di cuore a tutti voi che mi state ascoltando, un abbraccio e al prossimo video. Accompagnare per la prima, ecco. Allora, Katia Massaro da Ischia, leggiamo la scheda. Vive e lavora nella bellissima isola di Ischia, fotografa, ecologista, viaggiatrice estrema, appassionata di delfini da sempre. Dal 1994 al 2000 ha viaggiato in Australia per osservare la vita dei famosi tursiopi di Monkey Mia, ed in Egitto, in Israele, a Eilat, e ancora in Australia al Dolphin Discovery Center di Bunbury, per verificare l'efficienza della delfinoterapia in acque libere. Ad Ischia ha fondato l'associazione Delphis, un ente no profit per l'osservazione e la preservazione della fauna marina nel mare prospiciente l'isola. Si dedica anche all'educazione ambientale, con tour organizzati e contatti con le scuole, oltre ad aver costituito a Villa Arbusto, Lacco Ameno, il Museo del Delfino, con una postazione per l'avvistamento dei cetacei in mare. Attualmente è presidente onorario dell'associazione Oceano Mare Delphis Onlus. Nelle Maldive ha costruito una casa di accoglienza che ospita una ventina di bambini abbandonati. In India e nelle Mauritius si occupa da anni di diversi istituti con bambini poverissimi, figli di genitori alcolizzati e affetti dall'AIDS. Non avendo figli, ha adottato una bambina indiana di 9 anni. Per questo suo impegno, nel 2001 gli è stato conferito il premio Isola Verde 2001, indetto ogni anno dal quotidiano Il Golfo, per premiare gli isolani impegnati nel sociale. La rivista Ischia City l'ha definita una donna generosa e idealista. Nel 2003 viene premiata dal Comune di Ischia per l'impagabile attività di ricerca ed assistenza in favore dei delfini. Sempre nel 2003 la Fondazione Albero della Vita gli conferisce un attestato speciale per aver sostenuto i progetti d'amore della Fondazione L'Albero della Vita a favore dell'infanzia disagiata. Nel 2009 la Regione Campania gli ha conferito il premio Domenico Rea. Katia Massaro, per il suo prezioso e instancabile contributo nella difesa della natura e dell'ambiente, intesi come patrimonio inalienabili dell'umanità, ed in premio all'opera svolta per il progresso sociale e culturale. Lugano, 25 settembre 2011. La premiare di Katia, chiamiamo il dottor Mauro Arduino. Insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi,
in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Ciao, benvenuti nel mio studio. Sono Jean-Philippe e prima di tutto vorrei ringraziare Bruno Mancini, che è presidente dell'associazione DILA, per l'articolo che è uscito sul Dispari. Ecco, questo è il mio quadro. Vederlo bene, questo è il mio quadro, che tra l'altro è qua alle mie spalle. Voglio ringraziare Bruno e vorrei ringraziare anche Maria Pia Ciaghi, che è direttrice della casa editrice Il Sextant. Sapete, il presidente dell'associazione DILA di Ischia e vorrei ringraziarlo perché questa mia opera che si trova qui alle mie spalle verrà inserita nella sarà la copertina di Arte Altrove, che sarà un'antologica di pittori, poesie, e sarà presentata quest'anno a novembre al Book City a Milano. Ok, adesso parliamo un attimino di quest'opera che avete qua alle mie spalle. Allora, Allora, l'opera di Raffaello, e quest'anno è la sua morte, il suo 500° anno della sua morte, ho voluto omaggiare la sua morte dedicandogli quest'opera, che il titolo è Il Parnaso. Quest'opera si trova nelle Stanze Vaticane, e precisamente nella sala della segnatura. Nella sala della segnatura, se avete la possibilità di andarci, troverete anche il famoso dipinto, il famoso affresco, sempre di Raffaello, che è praticamente la scuola di Atene. Allorché cosa succede? Che l'affresco, il Parnaso, che si trova nella stessa stanza, è messo un po' in disparte, perché la gente è attratta sicuramente dalla scuola di Atene. Vabbè, comunque spieghiamo un attimino questo quadro qua. Qui c'è Apollo, che Apollo suona la sua lira, strumento del Rinascimento del 1500, e dal suo strumento escono delle dolci melodie. E queste dolci melodie, librandosi nell'aria, incantano le muse, il loro spirito e anche i sensi. È un
Apollo nella mitologia greca viene riconosciuto come anche un incantatore, veniva anche invitato nelle feste degli dei nella mitologia greca. Vabbè, comunque a parte questo, però nella mia rivisitazione, che potete vedere questo quadro qua è 120x315, è un trittico, ho realizzato questo trittico sul polistirene estroso, un materiale che si trova abbastanza in commercio tranquillamente, scavando, creando altre forme, ho mantenuto una linea abbastanza figurativa, inserendo i miei colori, giustamente, anche dei piccoli collage, carta, delle stoffe, insomma, mi sono divertito. Poi qui abbiamo i sommi poeti, Dante che parla con Virgilio, sapete la loro storia della Divina Commedia, Omero che guarda verso l'alto, e sapete che Omero era cieco, che guarda verso l'alto, però è presente nell'opera, proprio è quasi davanti a tutti. Raffaele ha voluto rappresentarlo così. E poi ci sono tutte queste muse. Però nella mia opera, contestualizzata ai giorni nostri, Apollo si traveste e, se potete notare, ho inserito anche una maschera. E si trasforma anche lui di un incantatore. È un incantatore anche lui, Apollo. Però dalla sua musica non esce più quella dolce melodia che Raffaello rappresentò. Ma nel 2020 da questo strumento escono algoritmi. E questi algoritmi, come voi ben sapete, trascinano le masse e le trascinano alla mercificazione. Però fortunatamente le nostre muse riescono a proteggere le arti e la loro bellezza. Voglio ringraziare ancora Bruno Mancini e l'articolo che è uscito sul questo giornale, Il Dispari, per la sua pubblicazione. E sarà la copertina dell'antologica Arte Altrove. Grazie a tutti.